Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, ben ritrovati. Ad Alghero diminuiscono i positivi, sono 46, 8 in meno rispetto all'ultimo rilevamento, tra cui due ricoverati. Il numero dei soggetti posti in sorveglianza attiva è di 18. Sono questi i dati comunicati dall'ATS al sindaco Mario Conoci. Il dato rilevante è che scende appunto il numero dei positivi. È una notizia gradita, ma che non ci deve distrarre dal continuare ad osservare le prescrizioni. Iscrizione a non abbassare la guardia, sottolinea il primo cittadino. Intanto si attende il nuovo DPCM con le misure per cercare di arginare i contagi. Nella notte un lunghissimo vertice di governo, si parla di una sorta di coprifuoco alle 22 e limiti a sport e locali. Novità sono attese comunque nelle prossime ore. Sentiamo però intanto le parole del sindaco Conoci e appunto sugli ultimi dati forniti dall'ATS. Un breve aggiornamento sugli ultimi dati ATS sui positivi in città, che registrano una diminuzione, a 46 con due soli ricoverati e 18 persone poste in sorveglianza attiva. Quindi c'è una diminuzione del numero dei positivi. Questo è un dato naturalmente che ci fa piacere, ma che non ci consente di abbassare la guardia, di non rispettare le prescrizioni. Come sapete, in questi giorni il governo nazionale ha adottato un DPCM che prevede norme stringenti su alcuni aspetti particolari, in particolare è necessario indossare sempre le mascherine, averla sempre con sé comunque, anche quando si è all'aperto e vicino alle persone bisogna indossarla. Sono vietati naturalmente gli assembramenti sia all'aperto che al chiuso. Dalle 21 non si può sostare davanti a ristoranti, pub e pizzerie per consumare cibi e bevande. Insomma, c'è un vademecum che penso che sia abbastanza noto perché il governo nazionale lo sta diffondendo, ma anche noi contribuiamo a farlo, che indica prescrizioni stringenti. Come sempre diciamo, dobbiamo avere un equilibrio fra la sicurezza sanitaria, che è il nostro obiettivo principale, e il mantenimento delle attività economiche, della vita di tutti i giorni, della scuola in particolare, che devono svolgersi senza essere compromesse le une dalle altre. Questo è dato alla responsabilità di ognuno di noi, ai controlli anche che vengono fatti, però mi pare di poter dire che questi due elementi sono quelli che ci devono guidare. Io penso che sia possibile farlo con la responsabilità di tutti, per affrontare questa situazione che non sappiamo ancora quanto durerà, e che quindi ci deve vedere maggiormente impegnati nel rispetto delle regole anche in futuro. Come sempre, un augurio di pronta risoluzione delle problematiche sanitarie per chi ne è coinvolto e una raccomandazione a tutti per usare sempre la massima responsabilità per la sicurezza propria e altrui. Cambiamo argomento. La procedura per la ristrutturazione del Ponte Serra raggiunge un primo ed importante traguardo. Ieri la conferenza dei servizi, convocata dal dirigente del settore opere pubbliche, ha approvato il progetto di riqualificazione che dovrà ristrutturare in modo definitivo il ponte stesso. Un passaggio determinante che mette nelle condizioni di predisporre già da lunedì il bando per la gara d'appalto. Il progetto definitivo esecutivo approvato nella conferenza di servizi con il parere favorevole degli intervenuti, Genio Civile, Tutela del Paesaggio, Sovrintendenza, apre la strada alle attività di verifica e validazione e alla predisposizione degli atti di gara. Si farà ricorso a ditte qualificate per i lavori di restauro. Stante lo stato dell'infrastruttura, la procedura di gara sarà espletata con la massima sollecitudine e urgenza, con l'obiettivo di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto entro l'anno. Per l'opera sono disponibili 628.000 euro, una cifra importante che consentirà di mettere definitivamente fine alle problematiche con la ristrutturazione completa e messa in sicurezza della struttura, lasciata colpevolmente senza manutenzione per troppi anni. Il Ponte Serra è stato tra le prime opere sulle quali l'amministrazione ha posto la massima attenzione, avviando con celerità l'iter necessario per riuscire a mettere in sicurezza la struttura, spiega il sindaco Conoci. L'impegno è stato fin dall'inizio rivolto alla soluzione definitiva del problema ed è quello che si sta facendo. Tutto questo è stato possibile grazie agli interventi voluti dalla Giunta, sia con fondi di bilancio che con risorse aggiuntive in sede di impiego dell'avanzo di amministrazione, ai quali si sono aggiunti recentemente 230.000 euro della Giunta regionale.
Il progetto prevede sinteticamente le seguenti lavorazioni: realizzazione di nuove catene in trefolo ancorate ai fianchi del ponte con pezzi speciali di carpenteria metallica, riparazione delle catene originarie del ponte, riparazione e rinforzo dei pendini di sospensione dell'impalcato, riparazione e rinforzo degli archi, riparazione e rinforzo delle travi trasversali inferiori di impalcato, demolizione e ricostruzione della soletta, impermeabilizzazione dell'impalcato, protezione superficiale di tutti i calcestruzzi. Intanto, l'amministrazione ha praticamente concluso i lavori di sistemazione della strada alternativa che da Tancaffarrà conduce a Mamuntanas e alla zona del Ponte Serra, comunica l'assessore alle opere pubbliche Antonello Peru. In questo caso si tratta di un intervento che si aggiunge ai precedenti, ma che si rende oltremodo necessario, vista la mole di traffico che la strada subisce da quando il Ponte Serra è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. La strada che i residenti della zona sono costretti a percorrere a causa del divieto di transito sul ponte, chiuso da un'ordinanza del maggio 2019 per le precarie condizioni di staticità dovute alla mancanza di manutenzione rilevata fin dal 2015, si trova ora in buone condizioni di percorribilità. I lavori consentono ora un livello di sicurezza accettabile. Con il consorzio Figuruia, che comprende circa 80 nuclei residenti nella zona, si è inoltre concordato che gli interventi di sistemazione, specie nel periodo invernale, saranno più frequenti. Chiudiamo la prima parte con la politica. Ieri seduta del Consiglio Comunale che ha approvato intanto la mozione presentata da Forza Italia con primo firmatario Gianni Spano e condivisa dalla maggioranza sulla richiesta di applicazione del decreto semplificazioni per il completamento della quattro corsie Sassari-Alghero. Quindi, di fatto, la richiesta di nomina di un commissario straordinario, una proposta che era stata suggerita di recente dall'ex sindaco e consigliere regionale Marco Tedde, fatta propria dal gruppo Azzurro, ieri poi approvata da tutto il Consiglio, quindi anche dalle opposizioni, con grande senso di responsabilità. Attriti invece per la decisione di invertire l'ordine del giorno della seduta, mettendo in discussione prima una mozione sulla macroregione europea e solo successivamente quella riguardante la sanità, che poi non è stata discussa. Situazione della sanità allo sbando, ma la maggioranza non vuole che se ne parli, hanno attaccato in una nota i capigruppo. I gruppi di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Abbiamo cercato inutilmente di far desistere il sindaco facendo appello alla sua responsabilità, chiedendo, se proprio si voleva invertire l'ordine del giorno, di dare priorità alla mozione sulla sanità. Non c'è stato niente da fare, ha risposto che a fine mese c'è un convegno su questo tema e quindi la mozione sulla macro regione è in cima ai suoi pensieri. L'amministrazione che pensa ai convegni sui massimi sistemi e non entra nel merito delle fragilità delle persone, proprio nel momento in cui più c'è bisogno di prendersi cura dei cittadini, dimostra di non avere a cuore l'interesse generale, hanno attaccato i consiglieri di opposizione. Ci fermiamo ora, facciamo una pausa, c'è la pubblicità, torniamo subito. Questa sera alle 17.30 sarà presentato il libro e le finalità della campagna Lettere ad un amico, l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale nata dall'idea di Alessandro Fannile, il giovane studente universitario che ha raccolto pensieri, idee e speranze degli studenti delle scuole superiori. Fannile ha raccolto ben 1.470 lettere, dando vita ad una gara di espressioni profonde e significative. Una campagna sostenuta dal sindaco Mario Conoci e dalla giunta, in particolare dall'assessore Servizi Sociali Maria Grazia Salaris. Alla presentazione della campagna, insieme ad Alessandro Fannile e ad alcuni giovani autori delle lettere, saranno presenti il sindaco Mario Conoci e lo stesso assessore ai servizi sociali Maria Grazia Salaris. Ottimi risultati per la delegazione sarda dell'AIBES, ovvero dell'Associazione Italiana Barman e Sostenitori, che ha preso parte alcuni giorni fa ai campionati italiani svoltisi a Padova. È stato Umberto da Crema, fiduciario AIBES Sardegna, ad esprimere tutta la soddisfazione per ciò che i ragazzi e le ragazze sarde hanno dimostrato in Veneto. In studio con lui anche Francesco Cucuru, fresco campione nazionale della categoria Sparkling. Sentiamoli ai nostri microfoni. Ma fiduciario AIBES Sardegna, parliamo dei campionati nazionali svoltisi a Padova. Lei ha accompagnato questa rappresentativa di ragazzi sardi. Assolutamente sì, è stata un'emozione fantastica, tra l'altro con degli ottimi risultati. È stata una delle poche volte in cui anche in seno dell'AIBES c'è stata una manifestazione, un concorso con un tema, per cui non soltanto i singoli ma anche la squadra è stata premiata. Tutto questo è
con un grande vincitore, con Francesco Cuccuru, che già comunque nell'arco degli anni abbiamo preso diversi ottimi risultati. Ricordiamo l'anno scorso il primo posto con Maurizio Tranchida, Francesco è arrivato secondo. Quest'anno invece è stato l'exploit e il successone di Francesco. E allora Francesco, fate cambio di mascherina, si mette la mascherina Umberto, la toglie Francesco, è stato per te un grandissimo risultato? Grandissimo risultato, inaspettato la verità, perché comunque sia parliamo di Ibis, quindi parliamo di una selezione italiana di grandissimi professionisti. Ci siamo trovati a combattere con delle importanti realtà nel mondo del bar italiano. Voglio ricordare il terzo posto fantastico di Emilio Rocchino, il nostro collega di Olbia, il terzo posto della nostra collega Laura Schirru, collega che lavora al The Duke e la Maddalena, di Leandro Serra, e il sesto posto fantastico in un ritorno incredibile di Michele Manca. Mancava dalle gare da 8 anni e comunque si è classificato tra i primi 10. Che cosa significa per un barman vincere un premio così? Un premio così è importante per la visibilità, è importante per l'autostima, è importante per uno come me che ha smesso di studiare ieri e quindi di fatto questo premio fa sì che io mi rimetta a lavorare e a studiare, la testa sui libri già da domani. Noi siamo sardi, noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini e piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che piovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Sì, noi siamo sardi. Chiudiamo con lo sport, il calcio innanzitutto, con la terza giornata in seconda categoria nel girone G. L'Audax, che guida la classifica assieme ad altre due squadre, farà visita al fanalino di coda Caniga, che ha iniziato malissimo la stagione con 2 sconfitte, 0 gol fatti e ben 17 subiti. Treseligas che invece, dopo aver saltato il match con il duo Spedes, domani giocherà in casa contro il Mara, squadra che ha 0 punti come il Caniga. 2 match agevoli sulla carta dunque per le due formazioni locali che vogliono ben figurare in campionato. In prima categoria, nel girone D, invece, è in programma la 4ª giornata e l'Olmedo giocherà sul campo del Senori, formazione che ha iniziato bene la stagione vincendo le 2 gare che sinora ha disputato. Biancoverdi invece ha quota 5 punti in virtù della vittoria alla 1ª giornata e dei 2 pareggi successivi. Un passaggio sul calcio a 5 con la Futsal Alghero che giocherà questa sera a Villa Cidro per la 3ª giornata della Serie C1. Giallorossi a 4 punti, avversari che invece hanno vinto le prime 2 partite, dunque a punteggio pieno. Debutterà a fine mese invece l'Audax nel campionato di Serie C2. Il calendario è uscito in settimana e la squadra allenata da Antonio Baldino debutterà sul campo dell'Icnos il 31 di ottobre. Ed ora la vela, i J24 torneranno infatti in acqua questo fine settimana per proseguire la 3ª tappa del circuito zonale. La locale sezione della Lega Navale Italiana organizzerà il J24 Contest, denominato Trofeo Acqua Minerale Santa Lucia, regata a voli, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, dell'Assistenza Nautica Paddeu, della First Bunker Centro Alghemar. Le iscrizioni hanno già raggiunto 11 imbarcazioni che si affronteranno a gruppi di 6 per completare il fitto programma del fine settimana di voli. Tra i favoriti ci saranno sicuramente Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena, vincitore dell'ultimo J24 Contest a Molara, di Federico Manconi, che attualmente si trova in testa alla classifica della tappa del circuito. Gli altri equipaggi non staranno però a guardare e l'organizzazione assicura che la sfida sarà accesa. Oltre ad Aria di Marco Frulli è previsto l'arrivo del fortissimo Botta Dritta di Mariolino Di Fraia. Prima partenza oggi è programma dei voli
voli che procederà ininterrottamente sino alle 15.30 per poi proseguire nella giornata di domani. Dunque vele in acqua in questo fine settimana, sarà quindi un fine settimana di sport. Noi ci lasciamo, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.